Un fulmine a ciel sereno, i rapporti erano risaputi che non erano proprio idillici in questo periodo, ma ci siamo ritrovati a mezzogiorno con un comunicato dove il sindaco revocava le deleghe al nostro assessore Polledri. Sarà nostra priorità trovarci come gruppo, come segreteria politica, dove valuteremo anche un confronto col sindaco e con le altre forze politiche per fare il punto della situazione, per fare in modo di rilanciare l'operato della Giunta e valutare anche nuovi innesti e nuove figure da introdurre. Credete alla versione del sindaco che era un problema personalistico o la vicenda del progetto Terre Padane ha influito? Ma credo che il sindaco e l'amico e ex assessore Polledri avessero due caratteri che poco conciliavano e quindi questo era risaputo e molte volte mi era capitato di fare da paciere, ma credo che la questione Terre Padane non riguardi assolutamente questa vicenda. La Lega avrà comunque tre assessori a breve periodo, ritornerà ad avere tre assessori. La Lega farà le sue richieste come quelle che gli spettano, essendo il gruppo più rappresentativo, la forza trainante di questa maggioranza e quindi faremo le nostre richieste al sindaco e altre delle altre forze politiche per avere anche delle deleghe forse diverse e ancora di maggior peso, perché in questo momento sappiamo che la Lega è trainante non solo a livello piacentino ma anche a livello nazionale, quindi noi siamo una forza di governo e mai manteremo a repentaglio questa amministrazione per una delega, però vogliamo anche un chiarimento formale che venga tutelata l'immagine della Lega. Le deleghe all'assessore Polledri, qual è la posizione dei liberali piacentini? Ma io credo che revocate le deleghe sia un termine un po' forte. Secondo me, nell'ambito dell'autonomia decisionale del sindaco e del rapporto di fiducia che lo stesso, in base alle ultime norme, leggi e disposizioni, ha e dunque può far valere il suo rapporto di fiducia, o in un senso o nell'altro, chiaramente il sindaco evidentemente ha intenzione di sostituire un assessore con una persona che evidentemente riterrà forse più idonea a ricoprire il ruolo di assessore stesso. Per quanto è la nostra posizione è molto semplice. Siamo assolutamente esterrefatti in quanto abbiamo visto che comunicati stampa o cose del genere hanno parlato di termini un po' forti e brutti nei confronti del dottor Polledri e di Massimo Polledri come assessore. Sembra che l'abbiano buttato fuori in un modo, in malo modo, eccetera. Invece, ripetiamo e ribadiamo, si tratta di una sostituzione e noi, per quanto riguarda la nostra posizione politica, visto che fino ad oggi abbiamo sostenuto dall'esterno, perché non abbiamo assessori, non abbiamo espresso assessori noi all'interno della Giunta, noi abbiamo fino ad oggi sostenuto dall'esterno appunto la Giunta stessa, continuiamo a farlo e desideriamo però, visto che quando abbiamo sostenuto sindaco e Giunta, abbiamo partecipato anche alle riunioni che hanno poi portato alla formazione della Giunta stessa, crediamo che sia opportuno che adesso noi si venga convocati per decidere anche il nominativo che sostituirà Polledri. Desideriamo anche essere presi in considerazione sull'eventuale scelta del sostituto. Qual è il suo commento appunto sulla vicenda dell'assessore Polledri? Penso che il sindaco abbia preso la decisione che riteneva giusta e quindi è sua competenza adottarla. Piuttosto, paradossalmente, nonostante ci troviamo su posizioni politiche molto distanti, offro la mia solidarietà all'assessore Polledri che, avendo ricevuto la revoca dell'incarico, eppur essendo stato a suo tempo eletto in consiglio comunale, si ritrova oggi senza più alcuna agibilità politica. Questo penso che sia un limite per la nostra democrazia. Spieghiamo per chi non sapesse, cioè cosa significa in concreto essere senza agibilità politica, non poter partecipare, cioè spieghi lei. Significa che l'assessore Polledri è stato eletto a suo tempo come consigliere in consiglio comunale. Su richiesta del sindaco si è dovuto dimettere da consigliere per fare l'assessore, oggi il sindaco gli revoca l'incarico e l'assessore Polledri non è più né consigliere né assessore, quindi in questa aula non può più partecipare attivamente alla vita politica. Questo è già successo anche in passato, quindi non riguarda esclusivamente l'assessore ormai ex Polledri, ma riguarda tutti coloro che hanno seguito lo stesso percorso, volontariamente o perché, come nel caso di Polledri, revocati.
penso appunto che sia sbagliato. Okay, quindi qual è la vostra posizione in merito alla revoca delle deleghe all'assessore Polledri? Ma non sta a noi commentare la revoca di queste deleghe. Se il sindaco ha avuto una posizione di questo tipo, ne avrà avuto sicuramente delle motivazioni valide. Voi in generale come considerate l'operato dell'assessore in questi mesi? Ma io in generale reputo che la giunta abbia fatto un ottimo operato. Singolarmente ogni singolo assessore, chi più chi meno, si sono impegnati per dare il meglio in questa giunta. Guardi, ogni volta che in una squadra di governo a qualsiasi livello ciò accada, si registra un fatto del genere, c'è un dispiacere umano perché si tratta di persone con le quali insomma si intrattengono rapporti, c'è confidenza, c'è conoscenza, c'è vicinanza umana. E da un punto di vista politico, perché è evidente che si incrina qualcosa, no, nel meccanismo. Ora, la legge assegna al sindaco il compito, il potere di dare e revocare le deleghe. Ritengo che per arrivare a una valutazione di questo tipo avrà le sue ragioni e quindi è opportuno che chiediate a lei il perché di ciò. Certo.